Vorrei investire in ETF, mi piace, l'ho capito, ho dei risparmi da parte e so che gli ETF col portafoglio giusto sono la soluzione migliore, ma ho paura delle tasse, non capisco. Ho paura di fare degli errori o ho paura pure che qualcosa mi sfugga. Bene, oggi parliamo proprio di questo: tasse e commissioni sui nostri investimenti in ETF. Io sono Francesco Buzzi, trader investitore founder di Batsway.it. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e soprattutto noi adesso parliamo di ETF, ma l'investimento in azioni è estremamente simile, quindi il principio rimane: l'investimento in azioni si può benissimo affiancare all'investimento in ETF e la maggior parte dei discorsi di tassazione sono esattamente uguali, gli stessi. Io direi di partire subito dopo la sigla. Un piccolo appunto, importantissimo secondo me. Aver paura delle tasse, o meglio, essere bloccati dalle tasse, aver paura di come pagare le tasse, delle spese, ci sta, è assolutamente logico, ma essere bloccati dai procedimenti burocratici delle tasse è un po' come, diciamo, non comprare la nostra auto preferita perché non c'è, il bracciolo. Ok, allora è un dettaglio rispetto a una scelta più importante. Sicuramente il dettaglio è utile, è importante, ci serve, ma partiamo dal punto di vista corretto. E il nostro obiettivo è scegliere l'auto migliore per noi. In questo caso noi stiamo investendo per il nostro futuro, investendo i nostri risparmi, adottando una strategia che è la migliore per chi vuole investire sul lungo periodo, adatta anche ai diciottenni come ai settantenni. Quindi l'importante è sempre avere il punto di vista corretto, cioè la strategia è ciò che ci interessa di più in assoluto. L'importante è iniziare con la strategia giusta, iniziare subito, fare un portafoglio equilibrato, scegliere gli ETF giusti, limitando così le commissioni, massimizzando il rendimento. Fatto questo, allora possiamo cercare di capire come pagare le tasse, quanto ci romperà le scatole, quanto sono, eccetera. Mi raccomando, secondo me è un punto di vista importante, perché è un po' come confondere il motore dell'auto col bracciolo. Sono entrambi importanti, ma senza motore l'auto non serve neanche. Senza bracciolo o col bracciolo diverso da come avrei voluto, c'è però la macchina, ok? Penso, come similitudine fa abbastanza schifo, ma credo che forse ci siamo capiti. Comunque, riguardo all'ETF, ovviamente ci sono due macro mondi di ETF, gli armonizzati e i non armonizzati. La differenza è unicamente nel domicilio dell'ETF, cioè dove sta fisicamente. Noi abbiamo ETF armonizzati dentro l'Unione Europea. In particolare, dentro l'Italia, ok, ci sono gli ETF armonizzati per eccellenza, cioè io compro un ETF dal mio home banking, magari da Bancasella, da iVubank, da WeBank, e questo ETF può essere di tutto il mondo. Può essere cambogiano, vietnamita, congolese, giapponese. Non importa il contenuto dell'ETF, l'ETF però è domiciliato qui. E quindi, nel momento in cui è armonizzato, è l'home banking che pensa a tutto. Se non è armonizzato, sicuramente è fuori dall'Unione Europea, in quel caso può essere di tutto il mondo, ma beh, la maggior parte non armonizzati, parliamoci chiaro, sono statunitensi, ok? In quel caso devi gestirtela tu. Anche negli ETF armonizzati c'è la possibilità di, soprattutto se l'ETF è quotato in Inghilterra, in Germania, eccetera, la maggior parte delle volte è in regime dichiarativo, quindi noi abbiamo un ETF armonizzato dentro l'Unione Europea, ma che richiede che noi ci occupiamo della dichiarazione. Il dichiarativo e l'amministrato sono cose importanti da capire. Comunque adesso questa macrofamiglia, armonizzato o non armonizzato, e tra gli armonizzati, amministrato e dichiarativo, dove il più semplice in assoluto è proprio l'amministrato, tu non fai niente, proprio non te ne preoccupi neanche, che è incredibile. Però è importante avere un quadro generale. Quindi io ti lascio direttamente alle lezioni originali del mio corso Batsimi. Ho voluto iniziare la settimana così, con
con un regalo. E per tutte le informazioni, domande, dubbi, perplessità, ovviamente link in descrizione. E se volete imparare a investire in azioni e in ETF, 800-475-300, fateci uno squillo, perché ci sono sconti folli per l'apertura del circolo dei lupi. Sconti folli per abbinare entrambe le strategie che insieme stanno da Dio, ok? Vi lascio alla lezione e noi ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao! Tasse e commissioni. Capitolo tasse. Il pagamento delle tasse varia a seconda della scelta dell'ETF e della sede del conto dal quale hai intenzione di comprarli. Ovviamente, se ti ricordi, armonizzati o non armonizzati è una discriminante molto importante. Infatti, i non armonizzati hanno il regime dichiarativo, gli armonizzati hanno due regimi possibili, amministrato e dichiarativo. Nel regime amministrato, la banca di riferimento ha la delega per pagare direttamente le tasse. Quindi, se non vuoi in alcun modo pensare alle tasse, basta che scegli un portafoglio armonizzato, quindi europeo, con regime amministrato. La maggior parte delle banche hanno regime amministrato. Nel regime dichiarativo, il pagamento delle tasse è responsabilità tua, dell'investitore. ETF armonizzati. Vediamo come funziona la tassazione di questi ETF, in cui, ti ripeto, non devi pensare assolutamente nulla, ci pensa la banca di riferimento in automatico. L'aliquota è del 26%, mentre è del 12,5% per i titoli di Stato. Le plusvalenze, cioè i guadagni, degli ETF armonizzati costituiscono reddito di capitale, quindi non possono essere utilizzate per recuperare precedenti minusvalenze, cioè le perdite. Le minusvalenze costituiscono reddito diverso e costituiscono credito d'imposta, per cui possono essere in futuro compensate con plusvalenze generate da prodotti che producono reddito diverso. Visto che le minusvalenze costituiscono reddito diverso, possono essere recuperate da prodotti che producono reddito diverso, come gli ETC. Le minusvalenze non sono soggette ovviamente a tassazione e possono essere recuperate nell'anno in cui sono realizzate o nei 4 successivi. Gli eventuali dividendi costituiscono reddito da capitale, come le plusvalenze. Non possono essere utilizzati per recuperare le minusvalenze pregresse. Tra i costi bisogna considerare che 0,2% è il costo di deposito titoli annuo, ok? L'imposta di bollo sul deposito titoli. Quello è statale, cioè proprio fisso. Ricapitolando, le plusvalenze sono reddito da capitale, le minusvalenze è reddito diverso, quindi recuperate con prodotti che generano reddito diverso, e i dividendi, anche questi, sono reddito da capitale. Per il regime dichiarativo, invece, consiglio sempre e comunque di rivolgersi a un commercialista. Se tu stesso sei un commercialista o te la senti di fare la tua dichiarazione, ci mancherebbe. Io sono per occupare il mio tempo in cose un po' più produttive di fare la dichiarazione dei redditi, ma insomma, questo è il mio consiglio. Vediamo quindi gli ETF non armonizzati. Le plusvalenze degli ETF non armonizzati contribuiscono a determinare il reddito complessivo dell'investitore e sono soggette a tassazione IRPEF. Le minusvalenze degli ETF non armonizzati costituiscono reddito diverso e possono essere compensate da altri prodotti che, indovina, generano reddito diverso. Tra i costi bisogna considerare anche 0,2%, che è l'imposta di bollo sul deposito titoli, come c'è sugli armonizzati, solo che si chiama IVAFE se è conto estero. Anche in questo caso consiglio di servirti di un commercialista. Commissioni. Noi siamo indipendenti e completamente liberi da ogni conflitto di interesse. Okay? Tutto questo corso, buzzway.it, da qualsiasi punto di vista, non c'è alcun tipo di accordo con nessun tipo di broker, banca, istituto, non ce ne frega niente. Non siamo affiliati ad alcun broker, non riceviamo commissioni, non ci interessa minimamente con quale broker investi, fai quello che ti pare, ok?
Esempio è ETF Italia, 0,1% del controvalore della tassazione, minimo 4 euro. Quindi per comprare un ETF ti costa minimo 4 euro, ok? Puoi vedere i migliori broker da questi link. Il rischio cambio. Abbiamo visto che trattiamo anche ETF in dollari. Come comportarci in questi casi? Visto che il cambio è così volatile. Ci sono tre strade possibili: copertura attiva, copertura occasionale, nessuna copertura. La copertura attiva consiste nell'acquisto buy and hold del future su euro, che è una soluzione efficace ma dispendiosa e utile solo se solo per chi sa maneggiare strumenti derivati e le relative scadenze. Cosa vuol dire? Che se vai a comprare il future su euro, fai una cosa per carità utile, però devi sapere che cos'è il future, devi capire quali sono le scadenze da rollare, come gestirlo, qual è la leva, ok? Cioè non è una cosa banale. La copertura occasionale invece prevede di coprirsi dal rischio cambio solo in base alle proprie valutazioni macroeconomiche, che è una soluzione molto aleatoria e fortemente dipendente dall'abilità del singolo. Cioè tu ti fai una bella analisi, dici secondo me il cambio andrà di qua, andrà di là, il dollaro salirà, l'euro scenderà e quindi decido di coprirmi. Un po' difficile. La terza via è la più intelligente. Noi investiamo costantemente e soprattutto guardiamo il medio-lungo, se non lunghissimo periodo. In questo modo otteniamo una media efficace. Inoltre non spendiamo in coperture ed evitiamo eventuali errori discrezionali. Cioè non facciamo niente. Punto. Tanto ci vediamo fra 50 anni con questo investimento. Nel senso, già il prezzo di carico viene mediato dal pack. In più è lì per un obiettivo di lungo periodo sostanzialmente, quasi sempre, secondo me non ha senso stare lì a impazzire col cambio.